Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Inizio subito da uno dei due ospiti e vi presento la giornalista georgiana Nina Mamukadze Sordini. Buonasera Nina e benvenuta a Terzo Tempo Napoli. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sono molto lieta. Nina, domanda molto semplice perché il Napoli è seguitissimo in tutta Europa. Come è visto il Napoli all'estero? Quindi nel caso particolare, come è visto il Napoli in Georgia? E vogliamo pure allargare l'orizzonte, come è vista la Serie A italiana? Prima di rispondere alla sua domanda, a proposito del caffè pagato, voglio dire da quando Juice Kvaratskhelia gioca al Napoli, io non pago più il caffè al lavoro, anche se lavoro è a Firenze, c'ho diversi colleghi napoletani, quindi da quando Juice gioca al Napoli io non pago più il caffè. Allora, da questa sera ne avrai ancora un altro di caffè pagato, da parte nostra. Grazie, grazie mille. Allora, la Georgia è impazzita, veramente, e tutta la Georgia tifa per Napoli, perché prima, cioè, non era così, e addirittura le persone che tifavano per la Juve, per l'Inter, per Milan, soprattutto per Milan, perché sapete di sicuro che Kaká Kalajdzic ha giocato per diversi anni, quasi 11 anni in Italia fra Milan e Genoa, quindi erano praticamente quasi tutti tifosi della Milan, hanno passato tutti a Napoli, quindi siamo con voi. Magnifico, magnifico. Nina, io mi fermo un attimo prima di passare la parola agli altri, perché vorrei leggere una notizia che... Dunque, è arrivata, vabbè, la dico a voi, la dico io perché non la ricordo. Sembra che in Georgia stiano richiedendo dei voli straordinari per Napoli, perché stanno chiedendo dei voli e orari più frequenti per arrivare a Napoli. Cioè, praticamente si sta creando non una sinergia, un legame di affetto tra questi due popoli. Che ne pensi? Sì, il successo dell'attaccante georgiano in Italia ha contribuito a rafforzare ulteriormente i legami tra i due paesi. Grazie a gol strepitosi di Quiccia, fra gli italiani sta cominciando a crescere l'interesse per la Georgia e l'interesse dei georgiani per l'Italia. E quindi è anche uno scambio culturale. Sì, si è diffusa la voce che Georgia sta pensando a aumentare i voli di charter, quelli voli diretti per Napoli, perché la richiesta è straordinaria. Io volevo dirti, a nome di tutto il popolo napoletano, che è una gioia immensa vedere quei colori della tua Georgia al Maradona. È una gioia infinita, perché cioè, Le bandiere georgiane che sventolano sempre esatto, accanto esatto. a quelle del Napoli, è bellissimo. Credimi, al di là della nostra appartenenza ai colori azzurri, ma è un qualcosa che è di edificante, qualcosa che esalta non solo lo sport, ma qualcosa che esalta la vita. Insomma, l'unione di due popoli attraverso lo sport, perché lo sport deve educare, e se educa un affetto, un'unione, eccetera, vince lo sport. Nina, complimenti a te e a tutto il popolo georgiano, a cui va tutto il nostro affetto. Grazie, allora, questo affetto è reciproco, è bellissimo. Posso dire che Serie A in Georgia è il campionato europeo più seguito in questo periodo. Io mi ricordo l'inizio della stagione, quanto erano preoccupati i napoletani perché era andato via Koulibaly, era andato via Insigne, che stavano entrando i ragazzini, diciamo, che, cioè, noi sapevamo chi stava acquistando il Napoli, perché qui c'era già una star in Georgia, ma i napoletani vedevano un po' schettici, però alla fine abbiamo avuto
avuto una squadra veramente strepitosa. Nina, scusa un attimo, il Napoli, lo sai benissimo, il Napoli aveva la necessità di sostituire Insigne. Sai che Insigne cosa rappresentava per Napoli e quando Capitano. teneva, e quando ci teneva, per Napoli. Infatti. E eravamo tutti preoccupati, chissà. E il Napoli quest'anno ha avuto la fortuna di trovare un magnifico ragazzo georgiano che si Sì, chiama anch'io Quaraschi. ero un po' pensierosa considerando che lui chi doveva, cioè, doveva sostituire il capitano della squadra. Ho subito pensato quando ho scoperto questa notizia che Quicha avrebbe dovuto lavorare più duramente per affermarsi, però il suo talento si è fatto strada. Stavo dicendo, Elmas, addirittura possono anche giocare insieme perché qua a sinistra Elmas come mezzala, quindi possono giocare insieme, ma la duttilità di questo grande giocatore georgiano è importante perché lui si sposta a destra, a sinistra, cioè fa impazzire le difese. Gioca con tutte e due i piedi ugualmente, Esatto. quindi è un comfort per Spalletti. Esatto. Vincenzo, Sì. se mi permettete, vi faccio una domanda veloce e dopo vi Certo. devo salutare purtroppo. Sì, Si allora scusami. è svegliata la Scusa. giornalista dentro di me. Vi Come? faccio una domanda io. Ecco, Oh, va però bene. no, io vi volevo fare un'altra domanda specifica. Nonostante le impressionanti vittorie, quale potrebbe essere l'anello debole del Napoli? Ecco, ora ti faccio rispondere agli altri perché bisogna un Rispondo attimino vedere. io. Sì, ora ti faccio rispondere agli altri. Allora, l'anello debole, allora vado per esclusione. L'attacco no, perché nessuna squadra europea ha tre attaccanti di quella portata, Raspadori, Simeone, Osimhen. I laterali no. Ecco, potrebbe essere la mancanza di un sostituto di Lobotka, perché Lobotka è unico, è un giocatore fondamentale, fondamentale nel Napoli ed è, se manca lui, manca tanto. E non c'è un sostituto naturale di Lobotka. La difesa è a posto e invece ora. Benissimo, Nina, io ti prego solo ti prego di una cosa. Te anticipo, cambio il palinsesto della trasmissione, la scaletta della trasmissione solo per te. La canzone l'avrei dovuta mandare in onda fra un quarto d'ora e 20 minuti, la mando subito perché voglio farti il regalo del caffè pagato. Però questo regalo viene, intanto saluto perché stai in stand-by, però lo presentiamo dopo. Anche un altro grandissimo giornalista, Alberto Gaccia, e dove ve lo presento dopo. Allora, questa canzone, Il caffè pagato, scritto da un grande compositore, cantata da un grande artista anche, ci viene presentata un attimino da Daniela De Luca, che è l'artista che ha composto le nostre due sigle, iniziale e finale, ed è un artista a 360 gradi, una grande artista che si occupa anche di teatro, di cinema e quant'altro. Ora, Daniela De Luca presenterà questa canzone e il cantante e l'artista. Amici e amici di Terzo Tempo Napoli, buonasera dalla vostra Daniela De Luca. Non sono presente in video perché fortunatamente sono su un set molto importante di una fiction che poi guarderemo insieme su Rai 1, ma nel 2024. Per adesso sono qui perché voglio fare i complimenti al nostro Vincenzo Vitiello e a tutti voi che fate ormai parte di questo format televisivo e sui social che sta raggiungendo veramente grosse vette, sta volando sempre di più. E perché? Perché siete delle persone stupende e soprattutto persone preparate, non solo nel campo sportivo, ma un po' in tutti i campi della nostra Napoli che hanno bisogno di essere trattati, argomentati e perché no anche mettere un po' di cose positive lì dove invece non vanno bene le cose. Ma questa sera sono qui per annunciare il cosiddetto cambio ospiti del nostro Terzo Napoli, dove ci sarà sempre un'esibizione di un grande artista napoletano.
E questa sera ho l'onore di presentarvi un mio amico, un mio collega, il mio grande, grande maestro chitarrista Gustavo Martucci, con un brano o Café Suspesa, che è una caratteristica della nostra Napoli per l'amore che abbiamo, per la condivisione di tante cose. E quindi ascoltiamoci il nostro Gustavo Martucci e condividete i pensieri, l'amore per il Napoli, il pensiero dei tifosi, di questi professionisti e condividete soprattutto la trasmissione. Vi raccomando, un bacio e a presto a tutti! Allora, un caffè, vi offro a tutti, anche al neo arrivato giornalista Alberto Caccia, ma in particolare alla splendida che è andata via. No, dove sta? Alla splendida Nina. Vabbè, glielo farò recapitare in altro modo. Un caffè sospeso. Café suspeso, café que já bate, é que estou morrendo sábado, vê-lo, ringrazierà. Non cercate in te pizza do mondo, ad amana, a così generosa, tutto bene, regale se sposa, insieme a chi carità te può fare. Tomare una perla incantata, questo cuore chiede sorpresa, tenno cuore sto bello paese, sulla Napoli che se ci sta. Vivo caffè sospeso, che vante sta città, perché con pochi spese, da felicità. Vivo caffè sospeso, caffè che già bevato, e che sto pure lo sabato, beve, ringrazierà. Tutta contenti a legge, miseria e nobiltà, vola così il pensiero su un caffè suonato come una luce accesa dentro l'oscurità. Vivo caffè sospeso, caffè offerto all'altro, e questo poverello sapeva ringraziava. Vivo caffè sospeso, caffè senza papà, chi non tiene niente sapeva, beve, ringrazia e va. Io la mente diventa poesia, la canzone, la musica dolce, la tristezza, la malinconia, fa sempre se peccata passa. Vivo caffè sospeso, che vante sta città, perché con poche spese, ho da felicità. Vivo caffè sospeso, caffè che già bevato, e che sto poverino sabato, devo ringraziare.
sto poverello sa, beva, ringrazia e va. Vivo caffè su spesa.